stato detto che il tema di questa riunione era riflettere sugli anni che hanno preceduto l'atto di nascita di Rifondazione Comunista, avendo in mente di fare questa riunione che ragiona, rifletta su quell'epoca, per un'altra che è tutta. Per cui io vi attengo a questa parte. E parlo del mio vissuto da protagonista convinto di quella parte, che mi richiama gli anni 70, in modo particolare a quelli che vanno dal 76 al 79. Svolte nel PC ce ne sono sempre state, spesso erano dettate dai mutamenti a livello internazionale, ma mai avevano toccato la natura del partito. In quegli anni, in una parte del partito, si ebbe la percezione, in modo particolare quando Berlinguer annunciò, che poi fu legittimato dal congresso, il compromesso storico, che si era in presenza di un procedere verso il mutamento della natura del partito. Il mio vissuto parte da una realtà come quella di Milano, una realtà che in quel momento era il centro un po' dello scontro e della tensione sociale del nostro paese. Tenete conto che nel PC ci fu, fra le svolte, anche dopo la morte di Togliatti, tutta una serie di iniziative che misero ai margini della vita del partito una parte di compagni, quella che veniva individuata con la sinistra storica del PC, quella che faceva riferimento a Longo e a Secchia durante il fascismo e la guerra di liberazione. A Milano non fu una cosa di poco conto. Adesso molti compagni può anche non dire niente, ma un compagno come Alberganti, che era stato fra il socio fondatore del PC ed era segretario della Federazione di Milano, un compagno stimato che aveva. Era a Livorno, era un socio. Eh? Era a Livorno, ma era un socio. Sì. L'allontanamento rispetto a quel momento, perché io tutti i compagni che guardano la storia con l'idea dell'oggi, bisogna entrare nella mentalità che c'era allora. E da allora gran parte della base del partito, nel rapporto con i paesi socialisti, con l'Unione Sovietica, era un rapporto che era legittimato da un vissuto, che era la guerra di liberazione e il ruolo che aveva svolto l'Unione Sovietica. Questi compagni emarginati dalla sinistra storica non è che andarono a casa. A Milano, per esempio, ebbero un ruolo fondamentale, si ritrovarono all'interno della Camera del Lavoro di Milano. E in quel momento sentirono che il procedere del PC andava nella direzione della modifica della sua natura. Tenete conto che gli anni 70 furono degli anni di elevazione della tensione sociale nel nostro paese. Gli anni 70 si aprirono con il processo a 10.000 lavoratori per il reato di lotta che si era perpetuato durante l'autunno caldo del 1969, e con la DC impegnata in un'azione tesa a determinare nell'orientamento comune della gente il permissivismo che era stato portato avanti nelle fabbriche e nelle scuole con il movimento del 78, con le fabbriche, con le lotte operaie, poi addirittura si disse nelle famiglie quando si approvò la legge sul divorzio. E ci fu poi la svolta a destra, chiamiamola così, che si individuò quando alla fine del 71 venne eletto Leone Presidente della Repubblica con i voti determinanti del movimento sociale.
E in quegli anni partì anche il riscatto del padronato, attraverso da una parte l'accentuazione dello sfruttamento e dall'altra parte il tentativo di recupero delle conquiste che il movimento operaio, il movimento sindacale in modo particolare, aveva avuto in quegli anni di lotta, perché in una realtà come Milano, dal 68 in poi, quella che veniva allora definita la contrattazione aziendale, fu una cosa non di poco conto. Cioè parliamo di Milano come un centro industriale notevole, la presenza delle grandi aziende, eccetera, dove il conflitto era una cosa fortemente presente. E fu in quel momento, di fronte a questo scontro, che metteva in discussione da parte del patronato l'assetto industriale di Milano e dell'Interland, in modo particolare delle grandi aziende, attraverso poi quello che fu la chiusura delle grandi aziende, il licenziamento, la cassa integrazione, che in questa parte di compagni si avvertì una debolezza della risposta del partito e cominciò un elemento di riaggregazione, se così si può dire, ma non c'era le sedi, non c'era niente, c'era la politica. Questi compagni erano stimati perché la loro accezione era la politica, e un primo elemento di riaggregazione fu, pensate un po', che a fronte di quel po' di negatività che veniva avanti nel terreno politico, c'era la positività del movimento sindacale con la costituzione della FLM. Cioè la riaggregazione unitaria all'interno del sindacato, che trovava nei metalmeccanici, che a Milano erano tanta cosa, trovava un elemento di novità. E questa area con altri si riaggregò su un problema particolare ma significativo. Allora c'era la CIS che spingeva molto nel momento di riorganizzazione, in un passaggio non semplice, per esempio per le strutture aziendali, le commissioni interne e i consigli di fabbrica. Però c'era questa grande spinta della CISL, in modo particolare per Nitti, i giovani che venivano avanti della CISL, che cercavano di dettare un elemento di separazione netta fra l'appartenenza politica e l'appartenenza sindacale, tant'è che proposero che l'incompatibilità fra cariche sindacali e cariche politiche a tutti i livelli doveva avere un elemento di separazione, vale a dire che il membro di commissione interna eletto dai lavoratori o il delegato sindacale non poteva appartenere ai gruppi dirigenti. E lì ci fu una sollevazione, perché si vide, allora fu segnato come pansindacalismo, ma la separazione fra l'impegno sindacale e l'impegno politico. E questa area si mise alla testa di questa, adesso forse faccio una forzatura quando dice si mise la testa, ma ci fu una reazione dentro il movimento sindacale di molti compagni, tant'è che si modificò l'impostazione originaria, proprio perché a Milano si determinò una maggioranza non d'accordo e si trovò una soluzione diversa rispetto ai tipi di incompatibilità, che non segnava l'elemento della separazione netta fra la politica e il sindacato. Questo dato, questa battaglia politica, che non fu una cosa semplice, va bene, perché non da dimenticare che, per esempio, non è che avevamo un compagno Trentin che fosse in disaccordo su questo tipo di impostazione, anzi, potrei dire per un vissuto personale che era di là, tant'è che io che fui messo nella commissione per i temi congressuali del 71 della FIOM, sulla base di un'esperienza che avevo costruito, forse una delle prime in Italia, discussioni di fabbrica nell'azienda dove lavoravo, e Trentin mi aveva portato nel comitato centrale alla FIOM, rimasi l'unico a votare contro e non mi trovai più negli organismi dirigenti del comitato centrale del partito. Quindi da questo punto di vista lì si mise in moto questo meccanismo, e attorno a questi compagni, quando parlo della sinistra storica, guardate che non siamo di fronte a dei compagni anziani, pensionati, eccetera,
lì c'erano i cinquantenni che avevano vissuto la guerra di liberazione, eccetera, non è? E attorno a questi si era aggregato un'area di giovani, me compreso, che erano dettati dal terreno della battaglia politica. Cioè, voglio dire che questa area che poi prende consistenza, in modo particolare accentua il suo elemento di preoccupazione sul terreno del compromesso storico, quando viene fatto il compromesso storico, a Milano fu subito bollata come i filo sovietici, percependo quella parte di compagni, di più anziani che avevano vissuto tutta un'esperienza storica, eccetera, come se fosse tutta quest'area. Adesso lo brutalizzo, ci fecero un gran bene, perché uno anche come me, di una generazione diversa, fu costretto a diventare filo sovietico senza neanche avere questa cosa, e portarono anche altri compagni all'aggregazione di quest'area, perché c'erano compagni stimati, che erano le guide, erano responsabili del movimento sindacale, contavano all'interno delle proprie aziende. Contribuì questa etichettatura, che poi ce la siamo portata dentro avanti per anni, a costruire questa cosa. Adesso, compagni, guardate, dentro c'erano veramente compagni che potevano essere bollati con questa fiducia d'oltranza. Però quello che vi invito, non è che bisogna schiaffeggiarli e metterci la croce addosso. Pensate storicamente cosa c'era. E allora qualche valutazione, perché bisogna dividere quando si fanno la roba della politica. Forse dividere è un termine non corretto, ma attenzione che se vogliamo ragionare storicamente, storicamente dobbiamo rapportarci a quello che c'era allora, perché se no non ci copiamo fra di noi. E fu questo processo e lo scontro che c'era a Milano, quando dico anni 70, in particolare 75-76, perché è lì che si determina una scelta che poi, adesso interloquisco con Cito, ma so come questo scontro fra quelli di Interstampa e quelli di Ingraiani, eccetera. Però ti porto a riflettere che le motivazioni che ci portarono a costruire Interstampa a Milano nel 1978 era lo scontro che c'era sul terreno sociale, e lì si quantificava col fatto che veniva chiusa tutto l'assetto industriale delle grandi aziende di Milano, e Interstampa ebbe la motivazione costitutiva non perché c'era lo strapo che avvenne dopo tutte queste cose, avvenne sul terreno di uno scontro sociale che metteva in discussione la presenza di un assetto industriale e che metteva in discussione il vivere di tanta gente, perché lì partirono una sacca di licenziamenti che non finivano più. Fu questa la motivazione che portò alla Costituzione, perché in quel momento, se si fa un ragionamento storico, non dimentichiamoci 75-76, che tanto aveva procurato dentro l'animo dei compagni del PC una riconoscibilità che avevamo avuto nel paese con un dato elettorale forte, e tutti si aspettavano l'utilizzo di questa forza per il terreno di battaglia politica rispetto al terrorismo che si era insinuato nel paese, la svolta a destra della DC e un patronato arrogante che cercava di recuperare. Il PC cosa fece allora? Il PC non utilizzò quella forza, ma si mise alla testa di un'operazione per diminuire la tensione sociale nel nostro paese, e si mise alla testa di un movimento che diceva: calma, il settore industriale, ma no, adesso c'è il terziario che recupera tutto l'abbandono, mentre c'erano migliaia di persone che venivano licenziate e andavano in cassa integrazione. Cioè, voglio dire che la cosa venne lì, adesso non sono arrivato al termine del tempo, ho scelto di fare questo tipo di ragionamento per dire attenzione quando si fanno certe cose. Quei compagni che fecero l'Interstampa, nell'arco di un mese ebbero 1.000 abbonamenti a livello nazionale, costruirono un assetto nel territorio, all'interno del paese, di base, sparsi in tutto il paese, seppero raccogliere la disillusione che c'era, che non andò a casa, restò nella battaglia politica, che fece
Io dico, faccio questa osservazione, il PC non capì, ma secondo me capì troppo bene, che quelli avevano capito che c'era un processo del PC che andava verso lo snaturamento del partito in quanto tale. E quando si percepì la cosa di Cossutta attraverso o dopo la Polonia i fatti, vi posso assicurare che il raccordo con Cossutta non fu determinato come un elemento di lotta politica, perché in quel caso, in quel momento, si vedeva messo in discussione il rapporto con i paesi socialisti, eccetera. Sì, c'era una discussione, sì, e io credo che sia legittima anche ad avere delle opinioni diverse. Tant'è che un'area come questa riconobbe di aver sbagliato allora a ritenere che l'URSS fosse in grado di recuperare rispetto ai problemi che aveva al suo interno. Ma vide giusto quando vide il procedere del partito e l'utilizzo di questi fattori a livello internazionale per cambiare la sua natura. Adesso dico ai compagni graiani, è vero o non è vero che allora l'elemento di la differenziazione che c'era fra di noi era motivata dal fatto che noi ritenevamo, adesso un tipo così lo brutalizzo noi e voi per farmi capire, che noi ritenevamo che c'era questo utilizzo delle questioni dei paesi socialisti per cambiare la natura del partito, mentre dall'altra parte veniva detto no, è proprio questo fatto che non porta alla radicalità dell'iniziativa del PC. E in grado, guardate, è una testimonianza diretta, perché io che sono diventato il portavoce di Cossutta senza neanche conoscerlo, mi trovai anche a un elemento di discussione, mi ricordo sempre, alle Botteghe Oscure. Cioè, quello che a me fece una rabbia tremenda e che porta tutti noi a riflettere se fossimo stati in grado allora di mettere insieme, io non lo so, ma c'era una possibilità di salvare. Ma no, quando dico salvare il PC non dico salvare il PC che resta sempre quello, perché il PC ha saputo rinnovarsi. La cosa che a me fece imbestialire era questa cosa di Ingrao, che pone questo fatto diventa un elemento pregiudiziale che non permette neanche un minimo di rapporto, e questo noi l'abbiamo pagato. E io devo dare atto a Garavini che nel momento in cui Cossutta ha avuto un incontro con lui dove gli proponemmo di mettersi alla testa di questa battaglia politica, lui inizialmente non accettò. Secondo me aveva qualche ragione, perché dice c'è una battaglia politica interna alla CGL, ricordate la sostituzione di Pizzinato, Trentin, Garavini, e io credo che noi dobbiamo guardare con attenzione a quello che succede all'interno della CGL, per cui vi ringrazio, però io devo dare atto a Garavini che veramente quello che dice Fulfa, che all'interno del PC fu l'unico che dopo, forse prima di Arco, ma anche dopo Arco, che ebbe il coraggio di mettersi dalla parte della costruzione unitaria del fronte del no. E guardate che al fronte del no ci si arrivò per una ragione semplice. Poi io mi ricordo quando Biondo Tevole, quelli di Roma lo sanno, il ristorante Biondo Tevole, quando noi eravamo là, il nostro coordinamento di intestato, perché guardate che nel rapporto con Cossutta, noi siamo diventati cossutiani, ma lì c'è sempre stato la componente PC di intestampa, e non è che fra noi e Cossutta andava tutto d'accordo, quante volte che Cossutta è andata in minoranza, Si è arrivato dopo, quando si è costruito la terza mozione ad avere un rapporto con l'associazione. Io, povero Cristo, messo lì, ero segretario della Camera del Lavoro, vedevo accerchiato come socio fondatore da questi illustri personaggi intellettuali, mi sembrava di essere un cucino fuori dal mondo. Ma anche l'associazione immediatamente ebbe 10.000 iscrizioni, 10.000 adesioni, una cosa di poco conto. E Garavini lo fece e ci aiutò, perché quella mozione unitaria si poteva fare perché sorse la possibilità di costruire due mozioni. Una che metteva insieme una parte, adesso passatemi il termine, di graiani con i cossutiani, diciamo così ci capiamo. E un'altra parte, un'altra mozione, poi c'era Grao e qualcun altro, e poi nata perché venivano considerati i centristi. Io devo riconoscere che fu Garavini, con il suo ruolo che svolse, a determinare la condizione attraverso la quale si poté fare una mozione unica. Poi le cose
andarono come andarono, però questo dato storico a Garavini gli va dato. Io fermo qui, ti fermo qui compagni, dico solamente una cosa: se dovessi ragionare rispetto a quelle vicende che ho vissuto, non ve le ho dette tutte, io dovrei trarre, per i giorni nostri, questa è un paio di lezioni. La prima: io ho visto compagni di uno spessore politico e culturale fortissimo che negli elementi della discussione non hanno mai fatto prevalere il loro io, tra parentesi, questi compagni, quelli che sto parlando io di intestampa, quando ci fu il rapporto con Cossutta, dovevano parlare con chi era venuto a Milano a mettere le marce. È chiaro? Ma quando si discusse, furono loro a convincere noi giovani che il rapporto bisognava farlo, perché innanzitutto c'era la politica. Bisognava guardare la politica, non gli interessi di bottega, neanche gli elementi di contrapposizione. Gli elementi di contrapposizione fanno parte del confronto politico. E adesso bisogna che si attengano. E bisogna avere sempre in mente che, siccome si discute in due e si hanno due opinioni, se si vuole trovare bisogna fare una sintesi. E io credo che questa cosa, quando noi parliamo tanto oggi del corrente ideale, perché non c'è la politica dentro lei, c'è la contrapposizione. E questo è il primo dato che mi viene dall'insegnamento di allora, che mi porta via, come ho detto prima, che se a posto di essere un rapporto di personaggi si metteva insieme, forse si poteva salvare. La seconda, che trago, guardate compagni, bisogna avere la capacità di separare quelle discussioni che poi non finiranno mai, perché secondo voi il rapporto dei paesi socialisti eccetera è una discussione finita, ma andrà avanti ancora quello che è della storia. Ora lo so anch'io io non voglio brutalizzare la storia, perché quello che succede, se vuoi costruire il tuo futuro bisogna che ne tieni in considerazione. Ma attenzione a far prevedere l'evento storico di quel contesto, che cerco di annullare, non lo voglio riconoscere, come il dato di fatto che si perpetua negli anni. Cioè, quello che voglio dire, che ho detto, attenzione, ma io mi devo sentire ancora adesso dire che sono costruttiano, che passa. Cioè, voglio dire, ecco, io ho questi due insegnamenti, che secondo me, se fossero veramente nella testa di tutti, il processo di rilancio del partito sarebbe molto più fattibile.